Ciao a tutti, oggi sono qua per riorganizzare assieme a voi la mia nuova postazione trucco. Ho infatti spostato diverse volte questo tavolo che mi accompagna ormai da tantissimi anni, che utilizzo appunto come postazione make-up. Siccome appunto l'ho spostato diverse volte, non l'avevo organizzato per bene, gli ho dato anche una super pulita e oggi vi mostrerò appunto com'è la mia nuova postazione. E diciamo la mia collezione normalissima, di trucco. Spero in questo modo non soltanto di tenervi un po' di compagnia, voi me la terrete sicuramente in questo momento di riordino, ma chissà, magari troverete qualche spunto interessante per la vostra organizzazione. In questo primo cassetto ho sempre tenuto fondotinta, correttore, cipria, eccetera, e penso di rimanere su questa linea, quindi di mettere prodotti per la base. Faccio vedere alcuni di quelli che utilizzo: il Close Up di Nabla e il Tinted Doll Ultra Wear di Lancôme. Nell'ultimo periodo sto utilizzando quasi solo lo Skin Realist, molto più leggero e idratante, e proprio perché è uno dei prodotti che sto utilizzando di più, penso che lo terrò fuori nel cestino lilla. Questo l'avevo preso da Primark, mi piacerebbe infatti utilizzarlo per i prodotti che utilizzo più spesso, quindi per non dover tirarli fuori tutte le volte o per le cose più voluminose, come ad esempio la cipria in polvere libera. In questo barattolino di Lush tengo uno dei fondotinta che in realtà mi piacciono di più, ovvero quello di Best Skin Ever di Sephora, che purtroppo il gatto mi ha rotto. È caduto dal tavolo, si è frantumato e quindi il salvabile l'ho messo in questo pottino qua. I correttori invece che utilizzo sono ad esempio quello di Nabla, il Best Skin Ever di Sephora, anche se leggermente troppo chiaro per me, e così come il Makeup Forever Ultra HD. Metto qua anche dei mascara, come ad esempio questo qua di Yves Rocher, che non mi piace per niente. L'avevo trovato nel calendario dell'avvento l'anno scorso, però non l'avevo aperto, l'ho aperto solo recentemente, e nonostante abbia un bello scovolino volumizzante, non fa proprio per me, non si nota minimamente sulle ciglia. In questa parte invece ero solita mettere illuminante, terra, blush e queste palette magnetiche in cui ho messo un po' di ombretti o prodotti sempre per il viso che mi piacevano particolarmente senza pack esterno. Questi ombretti ad esempio sono di Nabla, così come il blush, mentre la terra è di Mulac. Ultimo cassetto, forse il mio preferito perché è dedicato alle palette. Grande classico la Naked, una delle mie preferite è la Sweet Peach. Ah, so che a molti non piace, dicono che è poco scrivente, poco luminosa, io mi trovo veramente bene. La Naughty Palette di Oud è una delle ultime entrate nella collezione, è meravigliosa. Sono tutti colori che uso moltissimo. Ho poi la Cutie Palette, una delle prime Coral di Nabla. Sempre di Nabla la Soul Blooming. Quando mi vedete truccata di pesca, in realtà ho questo colore e Gea. Già che ci siamo, sempre di Nabla la Miami Lights. Meravigliosa, sono dei glitter di varie dimensioni, spettacolari. Anche il pack di questo prodotto è meraviglioso. Altre palettine che ho, la Pastel Mint di Huda, un grande flop, però ormai ce l'ho e cerco di sfruttarla come posso. Purtroppo i colori si assomigliano tutti fra di loro e sono un po' danno l'effetto gesso, ecco. Questa invece mi piace molto, è tutta sui toni del blu. L'unico che non ho mai usato credo sia questo giallo. E poi della collezione ColourPop per Animal Crossing, questa palettina qua molto neutrale, diciamo colori abbastanza basic. Forse inizia la parte più difficile perché, oltre ai tanti rossetti, ho lasciato fuori anche dei prodotti che
che utilizzo molto spesso tutte le volte che mi trucco, quindi oltre a tenerli nel cestino penso che sfrutterò la cassettiera di Muji, penso sia una delle più classiche insomma. Qui andrò a mettere alcuni prodotti che utilizzo sempre magari come base, ad esempio il correttore di Espresso, l'ABC Concealer, questo è perfetto per le occhiaie, è abbastanza aranciato, ne basta veramente poco poco. Altro prodotto che utilizzo sempre della collezione Colourpop per Animal Crossing è questo matitone idratante, un colore leggermente pescato, neutro, bellissimo, fa profumo di pera o comunque di frutta dolce. Illuminante Passepartout di Becca, il mio blush preferito del momento che è di Nabla ed è Lola. Ho poi il Brow Setter, praticamente l'unico prodotto sopracciglia che utilizzo, è anche quasi finito quindi ne dovrò prendere uno nuovo. In realtà sempre per le sopracciglia ho anche questa matita di Nabla che purtroppo mi si è rotta, però la uso molto raramente. Ah, poi l'immancabile primer, io senza primer sapete non so vivere. Nel secondo penso che metterò un po' di mascara. Al momento questa è la combo che sto utilizzando, ovvero le ciglia sensazionali di Maybelline con sotto il primer di Max Factor. Questo invece ormai mi si è seccato, il Vicious di Nabla, l'ho amato tantissimo. Mi dispiace buttare il pack perché è molto bello nonostante mi sia arrivato sguercio, quindi senza un occhio. Inoltre lo scovolino è super preciso, mi piacerebbe magari un domani pulirlo, lavarlo per bene e tenerlo per definire magari altri mascara o le sopracciglia, non so, non me la sento di buttarlo. Mi è rimasto poi poco poco prodotto anche del Dark Love, quindi ogni tanto utilizzo anche questo, anche se non mi fa impazzire, mi sporca continuamente, è troppo carico. Qui sotto penso metterò i rossetti che utilizzo meno, mentre quelli che utilizzo più frequentemente andranno poi nell'organizer per i rossetti, che adesso è un attimo ad asciugare. Ve ne faccio vedere giusto qualcuno. Questo è una sorta di matitone labbra rosso, abbastanza idratante, con Gudetama, molto carino. I rossi in generale devo dire che non sono molto il mio forte, ne ho diversi, tipo questo è una specie di gloss di Dior, ma ho anche rossetti liquidi come questo qua di Nabla, questo più sul rosso mattone. Ecco, non so se mi stia particolarmente bene il rosso, tendo a non metterlo molto. C'è stato un periodo in cui ero veramente fissata col fucsia, ho diversi rossetti di questo tipo, ma ormai faccio molta fatica a metterli, non so perché. Questo non è un prodotto labbra, ma un eyeliner, mi ero dimenticata. Lo metterò qua, dove ho aggiunto anche un paio di prodotti idratanti, quello di Labello e quello di Clarence. Sono tipo lucida labbra, burro cacao, ecco. Anche questo in realtà è un ombretto liquido, quindi penso lo metterò sempre qua. Che vi dicevo sui rossetti fucsia? Sono convinta di averne almeno altri due. A mia discolpa qua devo dire che mi è stato regalato, non l'ho acquistato io, quindi si salva per questo. Ok, questo è l'ultimo, si chiama tipo Ciclamino ed è di Wycon. Questo organizer per rossetti l'ho preso su Amazon, ma penso si trovi veramente ovunque, alla fine è un semplice pezzo di plastica. Oh, qua possiamo mettere un po' dei miei preferiti, come ad esempio Pillow Talk di Charlotte Tilbury. Questo è leggermente freddo come nude, matte però molto confortevole. È quello che metto quando non so che cosa mettere, perché sono sicura che mi stia bene anche ad occhi chiusi. Un altro sempre sui toni freddi è questo di Espresso, ovvero Toasted. È un color nocciola, come vi dicevo, freddo, veramente molto molto bello. Più intenso rispetto a quello di Charlotte Tilbury. Ha poi un profumo di caffè che non vi dico. Anche il Coco Love in Moo è sempre sul nude, molto carino, idratante. Si capisce che questo è uno dei miei preferiti, l'ho quasi finito, ed è Velvet Teddy. Di nuovo un matte molto confortevole, sempre sul nude, non troppo caldo. Può sembrare marrone, in realtà è leggermente rosato. Anche Mare è uno dei miei preferiti, sempre un po' più freddo sul rosa come nude. Penso si sia capito che preferisco i colori freddi. Questo è un altro nude di Urban Decay, Rush, sempre sul rosato. Altro nude del cuore, questa volta più sul rosa arancione, è anche leggermente sheer, questo di
Dior, il 468, sempre idratante, un po' sheer, un po' aranciato, questo di Yves Saint Laurent, bellissimo, altro passepartout per me. Uso spesso delle tazze come porta pennelli o in questo caso matite, questo raccoglie alcune delle mie foto con i gatti, mi è stato regalato per Natale da un'amica e qui tengo per l'appunto principalmente matite e mascara, questo in realtà lo devo buttare perché è finito. Ho sia matite labbra come questa di Chanel che si abbina al rossetto che avevo anche per il matrimonio, un altro dei miei preferiti, non ve l'ho fatto vedere, è il Rouge Coco nella colorazione Mademoiselle, è sempre sul rosato, molto classico ed elegante. Altra matita labbra che uso spesso è ad esempio Closer di Nabla. Questa l'ho utilizzata molto quest'estate, è una matita automatica di Kiko abbastanza neon. Ci sono poi delle matite nere, delle matite che ancora devo aprire, che magari mi sono state regalate, è un mix. In quest'altra tazza invece ho i pennelli, purtroppo alcuni li devo ancora lavare, quindi non giudicatemi. Non ho tantissimi pennelli, ma quelli che ho mi piacciono da morire, sono super funzionali. Fra i miei preferiti c'è questo di Zoeva, perfetto per sfumare, o ad esempio il pennellino da illuminante di Nabla. Per il fondotinta, grandissima scoperta, questo pennello, il multitasker, lo 06 di Sephora. Ha le setole molto morbide e compatte ed è perfetto per stendere appunto il fondotinta. Rimane il cestino in cui ho messo, come vi dicevo, il fondo che sto utilizzando nell'ultimo periodo, metto anche lo spray fissante di Kiko, ho poi delle spugnette nuove che credo metterò nel cassetto in modo che stiano belle al chiuso, la cipria in polvere libera di Too Faced, la Peach Perfect. Non è un prodotto make up, ma lo utilizzo spesso come base, è una crema verde che in realtà sul viso diventa del colore della pelle, serve ad attenuare i rossori, temperini per le matite, ho anche uno specchietto e il piegaciglia. Ah, e un altro burro cacao, non si sa mai. Questa è la postazione finita. Il tavolo che utilizzo da trucco in realtà è una scrivania di Ikea. La sedia invece me la sono fatta fare assieme a tutto l'arredamento della cucina e anche il cuscino invece è di Ikea. Questa pianta è di Colvin, è un anthurium rosa molto carino, mentre qua ho tre rametti di bambù. Ho la ring light un po' per fare più luce quando non c'è tutta questa bella luce nello studio, ma anche perché la utilizzo come postazione per alcuni video. Il poster invece, lo so, è un po' triste da solo, ma sto lavorando per renderlo sempre più accogliente e comunque decorato. Questo è di Pumpling, a tema L'attacco dei giganti. Lo specchio invece preso su Amazon è uno di quelli che si apre e si illumina. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere qua sotto nei commenti o lasciando un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!